Allora, qui ci mettete i nomi delle persone vive e defunte per cui volete che oggi si celebri la messa. Thank you.
Prova, prova. Siete pronti? Permetto di cominciare col cambio. Esprimi la gioia e dillo al fratello e alla sorella che è accanto. Il Signore è con te, dillo. Il Signore è con te.
il Signore è con te, diglielo guardandolo negli occhi, che non sia solo un gesto, diglielo con gioia, oggi è domenica di resurrezione, grazie, il Signore è con te, ed è motivo della tua gioia, è motivo della tua esultanza, è la tua domenica, è il giorno del Signore. Il Signore è con te. E anche per te. Diciamo che è con te, poi per te avremo un altro nome. Il Signore è con te. Perché questo ti mette il cuore nella gioia, altrimenti facciamo sempre queste solite messe dei morti, con tutto il rispetto ai defunti. Ma quando c'è un morto in mezzo all'altare, qua si sta tutti compunti, tristi, amareggiati, con qualche lacrima, fuori si usano gli occhiali da sole, perché sennò si guasta il trucco. Perché la televisione ci ha insegnato che ci vuole al funerale l'occhiale da sole. Ma noi siamo alla presenza di quel Signore che ha detto: guarderete a me, sarete. Perché io non me lo so scordato, siamo partiti che eravamo dei musoni e oggi siamo raggianti perché sappiamo che il Signore è con noi. È vero o no? Amen. Bene. Allora, detto ciò, quando ci chiedono, l'avevo già detto l'anno scorso, 2 anni fa al convegno, no? Ci dicono se partecipa alla messa di guarigione, di liberazione, no? E tutti scappano a destra e a manca perché c'è Don Tizio e Don Caio, uno dice la messa di liberazione, l'altro di guarigione, ma a quale messa andiamo? E allora io dico un'altra storia, che la messa, lo dissi e lo ripeto, tutta la messa e tutte le messe sono guarigione. È vero o non è vero? La prima liberazione che abbiamo ricevuto questa ora, in questo momento è: mi sono tolto dal volto il volto triste e mi sono messo un bel sorriso raggiante nel nome di Gesù. Amen. È vero o non è vero? Sì. Sei convinto di averlo fatto? Sì. Amen. Amen. Ora ti faccio rattristare di nuovo. Sempre rimanendo col sorriso sulle labbra, e sempre rimanendo alla presenza del Signore perché è con noi, allora riconosciamo. Lui, la Chiesa ci dice che in questo momento bisogna dire: mi riconosco peccatore, ok? Ma noi lo facciamo nella gioia, lo facciamo nella gioia perché nonostante il mio peccato, nonostante la mia debolezza, nonostante lo schifo che faccio, comunque il Signore è, per cui rimango nella gioia, pur considerando che la mia vita ha bisogno di quella marcia in più della presenza del Signore. Allora metti le mani sul cuore, rimanendo col cuore nella letizia, non nell'ilarità. L'ilarità è un'altra storia. Abbiamo quella gioia evangelica nel cuore, in cui in questo momento io sto incontrando il mio Signore, il mio Dio, faccia a faccia, Rabbuni, dice la Maddalena la mattina di Pasqua, Rabbuni, maestro, quando l'ha riconosciuto, e rimane nell'esultanza della Pasqua. Il mio Signore è risorto. Oggi è domenica, Pasqua della settimana. E in questa gioia guarda in faccia il tuo Rabbuni che è risorto. Guarda il suo volto felice di aver dato per te la vita. Guarda il suo volto glorioso. Contempla le sue piaghe, quelle mani candide ma bucate, che sono tutto il segno concreto dell'amore che ha per te. Da quelle piaghe siamo stati guariti, siamo stati salvati. È sparito dal nostro volto il volto del lutto e abbiamo il volto dell'esultanza, l'esultanza in Dio. Guarda il tuo Rabbuni, guarda Gesù, che ti dice avvicinati, mentre la Maddalena dice non toccarmi perché devo ancora andare al Padre mio. Noi siamo nell'attesa della venuta, del ritorno glorioso di Cristo, e oggi ne facciamo già l'esperienza. Il Signore è in me, il Signore è nel mio cuore e oggi mi incoraggia perché dice: voglio farti fare l'esperienza del mio corpo.
E allora per tutte quelle volte che non siamo stato corpo mistico, per tutte quelle volte che il nostro egoismo ci ha portato a fare scelte che hanno smembrato questo corpo di Cristo, noi diciamo, Signore, noi ti chiediamo perdono, noi ti chiediamo scusa, come il fratello al fratello, Gesù, tu che sei mio fratello, ti chiedo scusa. Ti chiedo scusa perché molte volte ho reso a brandelli il tuo corpo. Ho contribuito perché questo corpo si disgregasse. Ti chiedo scusa, ma voglio rimanere, Signore, nella esultanza, nella gioia pasquale, perché so che tu accogli il mio pentimento. Signore Dio.
mettiamo le mani in alto, perché stiamo offrendo insieme, io uso la voce, voi insieme a me, stiamo offrendo insieme le nostre intenzioni di preghiera in questa collette in cui presentiamo al Padre le nostre intenzioni. Signore, siamo alla tua presenza e ti diciamo cosa vogliamo fare con te. Dio onnipotente ed eterno, guida i nostri atti secondo la tua volontà, perché nel nome del tuo diletto Figlio portiamo frutti generosi di opere buone. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Ci mettiamo seduti, ascoltiamo la parola di Dio come messaggio personale. Dio ha scritto una lettera d'amore per te. È arrivato il per te. Dio ha scritto una lettera d'amore per te e ora i fratelli prestano la voce perché tu possa ascoltare. Ma tutte e tre le letture sono per me. Un messaggio è per te. Ed è quel messaggio che ti cambia o deve cambiarti la vita. Di nozioni in questi giorni ne abbiamo sentite tante, ma abbiamo bisogno di interiorizzare la parola di Dio, che è quella che mette poi in moto tutto l'entusiasmo che ci prenderà andando via. Carlos e Marilena ci hanno fornito la dinamite. Ora il Signore accenderà quella miccia, perché noi possiamo fare questa esplosione, la dynamis dello spirito. E se il nostro spirito non è dinamico, non è travolgente, allora continuiamo a tenerlo sempre assopito e dormiente nel nostro cuore. Lo Spirito Santo c'è, ma ha bisogno che tu e Dio gli diamo la possibilità di agire in noi. Allora ascoltiamo, perché il Signore sicuramente oggi ti dirà in quale maniera vuole che tu accenda quella miccia, che tu accenda questa dinamite per esplodere di gioia e di evangelizzazione. Comprendere la lettura. Neemia, che era il governatore,
Esdra, sacerdote e scriba, e i leviti che ammaestravano il popolo dissero a tutto il popolo: questo giorno è consacrato al Signore vostro Dio, non fate lutto e non piangete. Infatti tutto il popolo piangeva mentre ascoltava le parole della legge. Poi Neemia disse loro: andate e mangiate carni grasse e bevete vini dolci, e mandate porzioni a quelli che nulla hanno di preparato, perché questo giorno è consacrato al Signore nostro. Non vi rattristate, perché la gioia del Signore è la vostra forza. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Le tue parole, Signore, sono spirito e vita. Le tue parole, Signore, sono spirito e vita. La legge del Signore è perfetta, rinfranca l'anima. La testimonianza del Signore è stabile, rende saggio il semplice. Le tue parole, Signore, sono spirito e vita. I precetti del Signore sono retti, fanno gioire il cuore. Il comando del Signore è limpido, illumina gli occhi. Le tue parole, Signore, sono spirito e vita. Il timore del Signore è puro, rimane per sempre. I giudizi del Signore sono fedeli, sono tutti giusti. Le tue parole, Signore, sono spirito e vita. Ti siano gradite le parole della mia bocca, davanti a te i pensieri del mio cuore, Signore, mia roccia e mio Redentore. Le tue parole, Signore, sono spirito e vita. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, come il corpo è uno solo e ha molte membra, e tutte le membra del corpo, pur essendo molte, sono un corpo solo, così anche il Cristo. Infatti, noi tutti siamo stati battezzati mediante un solo spirito in un solo corpo, giudei o greci, schiavi o liberi, e tutti siamo stati dissetati da un solo spirito. E infatti il corpo non è formato da un membro solo, ma da molte membra. Se il piede dicesse: poiché non sono mano, non appartengo al corpo, non per questo non farebbe parte del corpo. E se l'orecchio dicesse: poiché non sono occhio, non appartengo al corpo, non per questo non farebbe parte del corpo. Se tutto il corpo fosse occhio, dove sarebbe l'udito? Se tutto fosse udito, dove sarebbe l'odorato? Ora, invece, Dio ha disposto le membra del corpo in modo distinto, come Egli ha voluto. Se poi tutto fosse un membro solo, dove sarebbe il corpo? Invece, molte sono le membra, ma uno solo è il corpo. Non può l'occhio dire alla mano: non ho bisogno di te, oppure la testa ai piedi: non ho bisogno di voi. Anzi, proprio le membra del corpo che sembrano più deboli sono le più necessarie. E le parti del corpo che riteniamo meno onorevoli le circondiamo di maggiore rispetto, e quelle indecorose sono trattate con maggiore decenza, mentre quelle decenti non ne hanno bisogno. Ma Dio ha disposto il corpo conferendo maggiore onore a ciò che non ne ha, perché nel corpo non vi sia divisione, ma anzi le varie membra abbiano cura le une delle altre. Quindi, se un membro soffre, tutte le membra soffrono insieme,
e se un membro è onorato, tutte le membra gioiscono con lui. Ora voi siete corpo di Cristo e ognuno secondo la propria parte sue membra. Alcuni perciò Dio li ha posti nella Chiesa, in primo luogo come apostoli, in secondo luogo come profeti, in terzo luogo come maestri. Poi ci sono i miracoli, quindi il dono delle guarigioni, di assistere, di governare, di parlare varie lingue. Sono forse tutti apostoli? Tutti profeti? Tutti maestri? Tutti fanno miracoli? Tutti possiedono il dono delle guarigioni? Tutti parlano lingue? Tutti le interpretano? Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Alleluia, 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 alleluia. Cristo è risorto veramente. Signore. Alleluia, alleluia.
Cristo. Vi posso fare una domanda? A chi scrive Luca? A chi? A Teofilo, all'illustre Teofilo, all'illustre Teofilo. Quindi chi ha risposto a me non ha detto una chiacchiera, ha detto che è vero, è così, perché ognuno di noi è un Teofilo. Io ho la doppia caratteristica, perché appartengo al clero e i ben pensanti pensano che sono pedofili, no? I preti sono tutti pedofili, così dice il mondo. E i cattolici che vanno in chiesa, si fanno le comunioni, dicono è vero, non dicono no, non è vero, cioè è vero, l'ho visto io, è vero. Lasciamo stare questo, perché siamo tutti teofili, amiamo tutti, chi è? Io! Oh, avete vergogna di dire questa parola? Non è una parolaccia. Noi siamo teofili perché amiamo Dio. Allora, guardate un po' oggi cosa ci racconta Neemia. Neemia ci dice che Esdra prese l'arca dell'alleanza e la portò dove? In mezzo alla piazza. No, in mezzo alla gente. Ha fatto o non l'ha fatto? Boh. Esdra prende la legge e la mette in mezzo alla piazza. Gesù cosa fa nella sinagoga? Prende la parola e la mette in mezzo, cioè la legge, si alza e dice vado a fare la seconda lettura e legge. E entrambi hanno compiuto lo stesso gesto, cioè hanno messo al centro dell'assemblea la parola di Dio, il Vecchio Testamento e Gesù, Nuovo Testamento. Cosa ci viene a dire Gesù leggendo quella pagina del profeta Isaia, secondo voi? Fa una cosa che cambia il corso della storia. Cambia il corso della storia. Gesù si mette là e dice con il profeta Isaia: il Signore mi ha mandato ungendomi a dare che cosa? Ad annunciare un lieto messaggio. E poi ti dice la liberazione, i prigionieri, i ciechi, la vista, no? Una lista di cose, ma di fatto ci sta presentando, e vi invito a dirmi no, non è così, vi invito, perché vuol dire che il Signore agisce, lo Spirito parla anche in voi, ma la sento così. Gesù viene a presentarci il contrario di quello che Dio ci ha detto nella Genesi. Facciamo l'uomo, dice così? E noi crediamo che Dio ci ha fatti a sua immagine e somiglianza. Gesù invece ci viene a presentare il volto di Dio e ci dice: l'uomo ha messo Dio creando queste categorie del prigioniero, del cieco, dello storpio, dello zoppo. Quindi dà a noi una connotazione, i connotati nuovi di Dio. Dio ci ha fatti a sua immagine. Noi abbiamo fatto Dio non a nostra immagine, lo abbiamo nascosto in queste categorie del prigioniero, del povero, del cieco, dello storpio, dello zoppo. Per cui, dice Gesù, quando ricevi l'unzione devi parlare al tuo Dio. Ancora una volta ci viene detto: hai bisogno di adorare Dio in... ce l'ha detto o non ce l'ha detto? Tra le righe. E adorare Dio in spirito e verità significa: io conosco Dio. Il presupposto, la premessa perché io possa dire di essere un adoratore in spirito e verità è presunto il fatto che tu debba adorarlo perché lo conosci in spirito e verità, nella verità di quello che lui è e nella relazione che tu imposti con lui. Per cui si ripete per noi sempre lo stesso ritornello: vuoi essere mio discepolo, rinnega te stesso, prendi la tua croce e seguimi. Non te lo dice in modo passivo il Signore. Il Signore non ti carica di un peso che non puoi portare, ma
ma ti dice: rinnega te stesso, lascia per un attimo le tue convinzioni e finalmente fidati di quello che io sono nella tua storia. Fidati di quello che io sono venuto a portare in te. Sii l'estra della tua vita, riporta in mezzo alla piazza del tuo cuore la mia presenza. Come porto Dio nel mio cuore e ho la presenza sua? Certamente attraverso i sacramenti, e qui si aprirebbe una vasta catechesi dell'importanza da tutti e sette i sacramenti, ma io ho bisogno di stare un attimino a fare il cristiano obbediente in piedi. Dove per obbedienza, l'ho già detto in altri passaggi, non intendiamo la sottomissione a Dio e ai preti. Ci piacerebbe a noi avervi tutti i nostri piedi coi frappelli, ci piacerebbe, ah, che goduria, ma non è così. Insieme siamo cristiani obbedienti, insieme cristiani che dall'ascolto della parola rimangono in piedi perché sono fermi nella convinzione di amare Dio, e Dio è una forza inesauribile. Non puoi dire: Dio si è allontanato da me. Non lo puoi dire, è una bestemmia. Non puoi continuare a dire: non sento Dio. Come fai a dire non sento Dio se non hai quello slancio, non emotivo, perché l'emozione passa, ma quello slancio concreto di dire: mi aggrappo a questa forza inesauribile perché è dentro di me dal giorno del mio battesimo. Dal giorno del mio battesimo, quando sul mio capo sono state pronunciate le parole: io ti battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Da quel momento, con l'unzione del crisma, dice la formula del battesimo, possiamo rivolgerci al Padre, a Dio, e chiamarlo Padre. Allora, quale confidenza migliore se non quella di rivolgersi a Papà? Quando siamo in difficoltà, la prima cosa che si fa dai genitori, dalla mamma, dal papà, a seconda del rapporto che abbiamo. Si va e ci si butta subito al collo: ho bisogno di te. Invece noi andiamo da tutti i surrogati, da tutte le maternità e le paternità surrogate, da tutto ciò che ci dà risposta immediata, perché sappiamo, tra l'altro, che i genitori ci concedono le cose perché ci vogliono bene, ma ce le fanno benare. È vero o no? I bambini, da quando sono così, ora no, perché ora pur di farli star zitti se dà tutto, giocattoli, caramelle, ogni cosa, ma prima io sapevo che nella credenza c'era lo scatto di caramelle, mamma mi dà la caramella, no, dopo, mamma mi dà la caramella, no, dopo, perché Dio ha i suoi che non sono i tempi nostri. Perché noi vorremmo tutto e subito, ma Dio ci vuole dare tutto, anzi forse di più di quello che noi gli chiediamo, ma a suo tempo. Se noi aspettiamo i tempi di Dio, Dio ci ricorma di ogni benedizione sovrabbondante, 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 non quello che tu hai chiesto, ma quello che Lui ha voluto darti. Allora, abbiamo preso coscienza che la parola di Dio è in mezzo a noi. Gesù ci proclama un Dio diverso, un Dio che si occupa del prigioniero, un Dio che si occupa dello storpio, un Dio che si occupa del cieco, un Dio che viene un po' fuori, si scosta un attimino dalla legge non ferrea, dalla legge ferma di Mosè. Dice: aspetta, rispetta le leggi, certo, ma abbiamo bisogno oggi di intraprendere una visione diversa del nostro Dio, un Dio che si è fatto compagno di viaggio, un Dio in Gesù che è venuto a toccare con mano come l'uomo ha ridotto l'immagine di Dio. Il prigioniero l'abbiamo creato noi, il prigioniero l'abbiamo creato noi quando ci siamo allontanati volutamente dalla legge di Dio. Lo storpio l'abbiamo creato noi, guardate ora, oggi, tutte le manipolazioni genetiche a destra e a manca. I figli disabili li abbiamo creati noi,
con tutte le sperimentazioni che vanno nella direzione dell'arricchimento, la ricerca che va nella direzione dell'aiuto, dell'agevolazione va pure bene, ma l'arricchimento no, l'accanimento no. Allora chiediamo al Signore che ci faccia prendere coscienza, a noi che siamo qui, piccolo gruppo, nel cenacolo, e stiamo ascoltando la parola di Dio, ci faccia prendere coscienza di essere, come dice San Paolo oggi ai Corinzi, di essere cosa? L'avete ascoltato la parola di Dio? Siamo corpo, corpo, siamo corpo. Entrando dopo la riunione dei delegati, Marilena vi stava raccontando la storiella del martello, della sega e del chiodo, dicendovi che ognuno ha la sua originalità, ognuno ha il suo compito e insieme, uniti, possono dare vita a qualcosa di bello. Paolo invece ci dice che noi tutti insieme formiamo il e ognuno di noi ha un ruolo ben deciso, ben stabilito. Il Signore ha stabilito, dice la parola di Dio, non che abbiamo autoelezioni, tutti noi vorremmo essere destra, ma provate a immaginare una chiesa con solo teste, sarebbe una bella, un bel mostro marino da guardare, specialmente tutto con la faccia mia, un mostro vero. O tutte braccia, sarebbe una piovra, o tutte gambe. Ognuno ha il suo ruolo. Quando avete ricevuto la preghiera d'effusione, io non l'ho sentito, ma di solito quando si riceve la preghiera d'effusione, la domanda che si fa all'effusionando, cosa chiedi al Signore per l'edificazione della sua Chiesa? Quale dono chiedi al Signore per l'edificazione della Chiesa? Voi cosa avreste risposto di fronte a questa domanda? La domanda è: quale dono / carisma chiedi al Signore per l'edificazione della Chiesa? Tutto. Quello che serve. Daniele dice quello che serve, qualcuno dice l'amore, Leone dice tutto, io dico tutto, perché lo Spirito Santo è multiforme. E siccome noi crediamo che Dio ha in mente per noi già il progetto, ha in mente per noi già il ruolo, allora lasciamo che Lui faccia il suo lavoro. Lasciamo che lo Spirito Santo faccia quello che ha pensato per noi Dio nel suo progetto mirabile ed eterno. È vero o non è vero? Provate a dire perché siete messi nei guai. Perché dicendo un amen al Signore che è multiforme, vi chiederà le cose più impensabili e vi voglio vedere poi in ginocchio con le lacrime: perché mi chiedi questo, Signore? Perché mi chiedi di rinunciare all'anello del diamante che mi ha dato il mio fidanzato? Perché? Perché dite amen. Hai detto amen, hai detto si compie in me quello che hai pensato. Hai pensato per me questo? Amen. Chi me lo doveva dire a me 10 anni, 24, 30 anni fa che oggi, 27 di gennaio 2019, io sarei stato qui su questo palco a parlare a voi da prete? Io avevo fatto i miei conti all'inizio della mia vita di seminario, avevo fatto i conti, 5 anni di liceo, 5 anni di teologia, nel 2000 sarò prete. Dissi. E furono le parole più devastanti, perché sono diventato prete nel 2013. Sia fatta la tua volontà. E mi sono trovato prete a Livorno. Prete a Livorno. Io già avevo fatto tutti i miei calcoli, seminario regionale pugliese e poi prete a casa mia. Gran Pascià, altro che a lottare con gli anticlericali, altro che a lottare con la massoneria, altro che a lottare con i comunisti del Livorno. Stavo lì a casa mia, nel mio orticello con tanti frutti belli a fare il parroco. Invece no, sia fatta la tua volontà.
perché l'oro si prova nel? Nelle fiamme, nelle cose incandescenti. Non puoi pretendere di dire amen alla volontà di Dio e poi sederti a gambe a cavalcioni e braccia conserte e dire tanto Dio sta a fare la sua volontà, prima o poi si manifesterà a me. Non aspettare manifestazioni di Dio, non te l'aspettare le visioni di Dio, datti una mossa, perché lo spirito è dynamis, è dinamico, lo spirito è movimento, lo spirito ti dice muoviti, fa la tua parte. Cosa ti chiama a fare il Signore? Piede, fa il piede, non pretendere di essere mano, perché non saresti in grado, con l'aiuto di Dio certamente, ma non saresti in grado autoeleggendoti ad essere mano. Hai bisogno di passare dal mandato, dall'invio di Dio. Abbiamo tutti bisogno, li chiamò perché stessero con lui, per poi mandarli. Quindi stai ferma. Aspetta che Dio si pronunci nella tua vita, facendoti scoprire pian piano qual è il progetto che ha preparato per te. Il progetto di Dio nella tua vita non dica è scritto, sennò poi si dà ragione al destino, ma il progetto di Dio si compone e si compie con la tua disponibilità. Maria disse: avvenga di me quello che hai, e grazie. Dopo ha potuto dire ai discepoli: fate quello che dirà, perché Maria sapeva di chi parlava, sapeva che dicendo a quel figlio barra Dio che manca il vino, quel figlio barra Dio avrebbe compiuto il miracolo, perché nella sua vita già Maria aveva sperimentato la verità della parola di Dio, perché Dio dice e le persone hanno risposto. Dio dice fa. Dio dice fa. Dio dice fa. Perché quando Dio promette mantiene, e se ha promesso di darti una vita nuova nello spirito, lui mantiene, lo farà, perché lui è fedele. E ci devi credere. E ci devi credere, perché l'infedeltà è nostra, non sua. L'infedeltà è nostra, che siamo prostituti. Ci piace. Come ci piace essere prostituti? Ci piace andare ad assaggiare ogni cosa per poi dire: ma il mio Dio è tutta una punizione. Invece quel Dio è libertà. Guardate i buddisti come aleggiano, di purificazione in purificazione, purificazione non finisce mai. Sempre a purificarsi, bisogna consigliargli uno sgrassatore di quelli buoni. Dio è fedele, Dio è fedele. E Cani ci ha insegnato che Dio è buono, ve lo ricordate? Dio è buono perché l'ha detto lui di se stesso e non può contraddirsi. Dio si è presentato come bene infinito e non può contraddirsi. Si è presentato come luce, come bene, si è dato tutti i nomi. A un certo punto basta, mi arrendo. Siccome non vi piacciono le cose belle, allora fate voi, inventatevi un'immagine. Allora ci ha detto le caratteristiche, le qualità che voi mi date, quelle saranno. Allora, prigionieri, poveri, storpi, ciechi, desolati, sconsolati, sconfortati. Dio è in tutte queste nuove categorie. Allora prendiamo questo impegno stasera, in questo cesto ci sono intenzioni di preghiera. Ogni foglietto contiene nomi di vivi e di morti. Allora da oggi io divento intercessore, ricorderò che su quest'altare c'era un cestino con dei fogli, con dei nomi, con delle problematiche, con il nuovo volto di Dio. Con il nuovo volto di Dio, perché sicuramente tra i vivi non c'è chi se la passa bene, non c'è un miliardario che, Signore, fallo stare meglio ancora, non è? Sicuramente qua c'è sta qualcuno che soffre di depressione, qualcuno che soffre di cancro, qualcuno che soffre, qualche figlio, qualche mamma che dice che mio figlio si converte, c'è sta tutto, qua c'è un minestrone di volti di Dio. Allora da oggi diventiamo intercessori. Mettiamoci in piedi.
alla luce della parola di Dio, alla luce dell'insegnamento di Paolo. Siamo corpo mistico di Cristo. Siamo, non saremo, siamo. E tanto più perché ieri lo Spirito ha iniziato a fermentare in noi, perché gli abbiamo dato l'autorità di farlo, gli abbiamo dato il permesso. Non c'era prima, c'era, ma da ieri abbiamo detto: Signore, muoviti, muoviti in me. E allora facciamolo subito, allungate le mani verso l'altare, perché quando si dice prega per me, ci diceva il dottor Bonnicci, quando uno ti chiede di pregare, cioè allora preghiamo ora, non domani, ora. Qui davanti a me c'è questo cesto, le vostre mani stese in segno di condivisione dicono la presenza reale del corpo mistico di Cristo. Pregate gli uni per gli altri, portate i pesi gli uni degli altri, e noi vogliamo chiedere al Signore che su questi fratelli e queste sorelle per cui è stata chiesta una preghiera particolare scenda la potenza dello Spirito Santo, scenda quella dinamica, la dunamis, quella bomba che fa cambiare vita. Scenda su questi fratelli e queste sorelle l'amore di Dio, che possa portare cambiamento, possano sperimentare l'amore di Dio per poter cominciare una vita nuova. Dite dopo di me: Padre Santo, nel nome di Gesù, confermaci come corpo mistico di Cristo. Manda su di noi lo Spirito che ti ha chiesto per noi. Manda su di noi lo Spirito che ti ha chiesto per noi. Perché insieme, come corpo risorto e glorioso, manifestiamo tra i fratelli la potenza del tuo braccio, che chiama, che cura e che fa risorgere. Scenda il tuo Santo Spirito nel nostro cuore, perché possiamo essere missionari e messaggeri della tua consolazione. Padre Santo, nel nome di Gesù, accogli la nostra preghiera, accogli la nostra disponibilità, accogli la nostra professione di fede. Amen. Alleluia. Credo in un solo Dio. La faremo al termine della messa,
nella preghiera di guarigione e liberazione. Ora vi invito a stare seduti un attimo, pensando in questo momento al numero di frammento di carta che avevate o prima della messa tra le mani. Ricordate il vostro numero, e ricordate anche la lettera di San Paolo ai Corinzi. Il tuo numero è San Paolo. Ricordalo per un attimo, mentre Carlos e Marilena ci portano un dono all'altare. Normalmente nelle istituzioni pubbliche noi siamo numeri, si va alla posta e si prende il numero, si va alla salumeria e si prende il numero, si va in ospedale e si prende il numero. Numeri che servono a loro per gestire, ma siamo numeri perché per loro siamo ricchezza. Ricorda il tuo numero in questo momento. Sei un numero, ma forse per la prima volta nella tua vita sei un numero fondamentale. Sei un numero fondamentale perché vai a completare un'opera nel nome di Gesù. Vai a completare un'opera. Non sei un numero a caso, ma sei quel numero, quella tessera che va a comporre un meraviglioso mosaico. Guarda un po', quando sei arrivato nella tua comunità eri un numero, una presenza. Oggi il Signore ti dice: non sei un numero e non sei una presenza, ma sei parte di quel volto che mi hai dato, sei parte di quel corpo che Dio mi ha dato nel grembo di Maria. Sei fondamentale. Il tuo amen. Amen. Dici il tuo amen. Amen. Il tuo amen. Amen. Perché da oggi tu abbia coscienza che nella vigna del Signore, nel corpo mistico del Signore, sei fondamentale. Per il tuo numero. Il Signore ti ha dato quel numero. Non l'hai scelto. E come non hai scelto il numero, non puoi e non devi scegliere il tuo ruolo, perché sarà il Signore a continuare a chiamarti per nome, per inviarti. Amen. Dentro di me
sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Accogli i nostri doni, Padre misericordioso, e consacrali con la potenza del tuo Spirito, perché diventino per noi sacramento di salvezza. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. In ogni tempo tu doni energie nuove alla tua Chiesa, e lungo il suo cammino mirabilmente la guidi e la proteggi. Con la potenza del tuo Santo Spirito le assicuri il tuo sostegno, ed essa, nel suo amore fiducioso, non si stanca mai di invocarti nella prova, e nella gioia sempre ti rende grazie per Cristo Signore nostro. Per mezzo di Lui cieli e terra inneggiano al tuo amore, e noi uniti agli angeli e ai santi cantiamo senza fine la tua gloria. Questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Yeah.
dopo la cena allo stesso modo, prese il calice e rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Francesco, il Vescovo di questa Chiesa Tommaso, i nostri Vescovi delle Chiese particolari e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati di tutti questi fratelli per cui ti abbiamo presentato i nomi e le storie, Signore. Provvedi alla salute di tutti i nostri fratelli, provvedi alle loro necessità, ai loro bisogni, provvedi come Padre a dare loro un segno grande del tuo amore. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, di tutti coloro, Signore, che sono passati attraverso alleanza di comunione, iniziativa di comunione, attraverso le nostre comunità particolari, per i quali ti presentiamo il ricordo e il loro servizio. Ricordati di questi fratelli per i quali abbiamo scritto sui foglietti i loro nomi, nostri parenti, amici, benefattori, conoscenti, fratelli emarginati. Ricordati di quanti hanno perso la vita ancora per la violenza questa notte. Ricordati di questo fanciullo che ora è al tuo cospetto, che ha perso la vita in questo pozzo e l'ha incontrato per la morte. E di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza, ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio,
con San Giuseppe suo sposo, con gli apostoli, tutti i santi, la beata Elena Guerra, i nostri santi protettori, che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Siamo corpo di Cristo. Siamo corpo di Cristo e vogliamo manifestare questa nostra unità, tenendoci per mano, non mani fredde. Fa sentire al fratello e alla sorella che ci sei e che hai bisogno di essere agganciato a Lui per esistere in Gesù. Dal giorno del nostro battesimo, unti dal crisma, abbiamo l'autorità o l'autorizzazione, il permesso di chiamare Dio Padre. E insieme come corpo del suo Figlio ci rivolgiamo a Lui con le parole che Gesù stesso ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Fermi così come corpo, uniti insieme, si strappano dal cuore di Dio anche le grazie. Il momento forte di liberazione è questo nella messa. È inutile andare a cercare le messe di liberazione. La Chiesa ci mette sulle labbra noi sacerdoti, la preghiera per implorare dal Padre la liberazione. Io lo condivido con voi perché mi piace, l'ho imparato e mi piace. Ripetete dopo di me. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Liberaci, Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. Concedi la pace ai nostri giorni. E con l'aiuto della tua misericordia. E con l'aiuto della tua misericordia. Vivremo sempre liberi dal peccato. Vivremo sempre liberi dal peccato. E sicuri da ogni turbamento. Nell'attesa che si compia la beata speranza. Nell'attesa che si compia la beata speranza. E venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. E venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Ma alla fede della tua Chiesa. Alla fede della
e donale unità e pace. Secondo la tua volontà. Secondo la tua volontà. Tu che vive e regni nei secoli dei secoli. Come? Amen! La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Nel nome di Gesù ci scambiamo un segno di pace. Ricevere l'Eucaristia, vedete, in fila per uno all'altare, perché faremo la comunione sotto le due specie, del pane e del vino, del corpo e sangue di Cristo.
Vengo a te, mio re, che si compia in me la tua volontà. Eccomi, Signore, vengo a te, mio Dio, plasma il cuore mio. Questa vita io voglio donarti.
vicinanza alla grandezza di questo momento. Pensa alla solennità di questo momento. Tu, cristiano cattolico, hai appena ricevuto in te il corpo di Cristo. Non più un semplice pane bianco, non più una particola bianca perfettamente realizzata, ma corpo di Cristo. Un momento così solenne non può essere banalizzato dalla distrazione, non può essere banalizzato dai pensieri. Si va in giro, si fanno chilometri, viaggi della speranza, per andare a cercare il guaritore di turno, il carismatico di turno che possa pregare per noi e guarirci, quando poi quotidianamente abbiamo l'abitudine di ricevere il corpo di Cristo e farlo passare come un comune atto liturgico. Gesù è dentro di te e in questo momento sta attraversando ogni cellula del tuo corpo. Ogni cellula del tuo corpo e ogni fase della tua storia. Allora parla con il tuo Gesù. Chiedi a Lui di darti quella forza necessaria perché tu possa guardare alla tua storia, alla tua vita, mettendoti all'ascolto di quel Dio che ti ama, quel Dio che non ha risparmiato suo figlio, non ha tirato la leva per evitare una strage, ha inviato il suo figlio perché potesse stare con te fino alla fine del mondo. Un Dio pazzo d'amore che qui ed ora vuole guarirti, vuole liberarti, ma soprattutto vuole perdonarti. Perdonarti per tutte quelle volte che lo hai trattato con indifferenza, per tutte quelle volte che non ti sei accorto del suo passaggio, per tutte quelle volte che non ti sei fermato a contemplare le sue meraviglie, quelle compiute in te, pensando con invidia e gelosia alle meraviglie compiute al tuo fratello, alla tua sorella. Gesù è qui. La parola di Dio è viva in mezzo a noi. Affida a Gesù in questo momento i tuoi affanni, affida a Gesù le tue preoccupazioni, ma soprattutto ringrazia e loda il tuo Dio perché continua a compiere meraviglie in te. È finito il tempo dell'attesa, è venuto il tempo nuovo, il tempo dello Spirito. Non siamo più soli, non siamo più il popolo che vagava nelle tenebre, perché abbiamo visto una grande luce. E allora imploriamo dal Padre il dono dello Spirito Santo in questo momento, perché sui fratelli e le sorelle che ancora non hanno raggiunto la consapevolezza di questo incontro,
Ancora non hanno toccato con mano l'importanza di questo incontro. Possa il Signore far scoppiare, esplodere la dunamis, la bomba dello Spirito. Invochiamo la tua presenza, vieni Signore. Invochiamo la tua presenza, scendi su di noi. Vieni Consolatore, dona pace e umiltà, acqua viva d'amore. Questo cuore apriamo a te. Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi. Vieni Spirito, scendi su di noi. Vieni su noi. Vieni Spirito, scendi su di noi, scendi su di noi. Ci facciamo intercesso di uno, poni le tue mani sulle spalle del fratello che hai davanti, sul fratello che hai davanti a te. Nessuno rimanga senza l'intercessore, nessuno rimanga senza il fratello che si prende cura. I care, mi prendo cura, ci sono. Chiediamo al Signore che ci usi, che passi attraverso ognuno di noi la forza e la potenza dello Spirito Santo. Intercessore del fratello che hai davanti, del fratello su cui hai poggiato le mani. Sii intercessore, Signore, rinnova la sua vita, Signore, guariscilo, Signore, libera, Signore, proteggilo, Signore, perdonalo, Signore, amalo, Signore, dagli la vita, resuscita. Bella lo spirito di consolazione su quanti hanno il cuore rattristato per il lutto, per la missione. Vieni Spirito Santo, vieni Spirito Santo, vieni Spirito Santo, passa, guarisci, passa, guarisci. Guarisci Spirito Santo, nessuno rimanga, Padre Santo, lontano dalla tua visita, dalla tua benedizione. Vieni Spirito Santo. Sii profeta per il tuo fratello, sii profeta per il tuo fratello, sii profeta. Profetizza lingua nel nome di Gesù. Profetizza lingua, non rimanere chiusa, ferma. Profetizza. Ascolta l'invito del Padre. Profetizza, annuncia, annuncia la liberazione. Annuncia la guarigione. Annuncia. Avvicinati all'orecchio del tuo fratello con la tua sorella, non temere per te, non temere per te, profetizza, annuncia un momento di grazia. Il Signore Gesù è in te con il suo corpo,
e ti usa, per raggiungere il cuore dei suoi figli, dei suoi fratelli, ti usa. Non pensare a cosa dire, lascia che il Signore parli in te e tu parli al fratello. Annuncia, ai cuori desolati, ai cuori affranti, annuncia agli sfiduciati che è finita la tribolazione, è finito l'esodo. Siamo nella terra promessa, nella terra che ci ha dato il nostro Dio, terra abitata, terra viva. Annuncia, profetizza lingua per questa associazione, profetizza lingua per ogni comunità, per le nostre comunità, profetizza nel nome di Gesù, nel nome di Gesù, nel nome di Gesù, sia allontanato da questo luogo, nel nome di Gesù, ogni insidia del male, ogni insidia del maligno, nel nome di Gesù, siano spezzate le catene che ci tengono ancora legati all'occulto, al mondo dell'occulto, nel nome di Gesù, nel nome di Gesù, nel nome di Gesù. Annuncia liberazione, annuncia, profetizza, profetizza. Mi prendo cura di te, mi prendo cura di te, fratello mio, sorella mia, nel nome di Gesù, nel nome santo di Gesù, nel nome santo e glorioso di Gesù. Sii tu guarito, sii tu perdonato, sii tu liberato. Grida, grida la tua liberazione, grida il tuo amen, grida il tuo amen, grida l'amen all'opera di Dio in te, grida, grida l'amen. Non soffocare lo spirito, lascia che lo spirito si muova in te, lascia che questo fiume scorra in te, lascia che questo fiume di grazia nella sua parola penetri in te. Hai ascoltato, fratello mio, sorella mia, i messaggi che ti sono giunti all'orecchio. È parola di Dio, è Dio che parla al tuo cuore, e lascia ora che questo fiume sgorga dentro di te. Metti le mani sul cuore, metti le mani sul cuore, luogo in cui hai presente lo Spirito Santo, luogo in cui in questo momento tutti i tuoi affetti, tutte le tue relazioni sono vive e presenti. Lascia che questo fiume di grazia bagni ognuno delle persone che porti nel cuore, ognuno delle persone che in questo momento ci segue da casa, da lontano, ognuno di quei fratelli che non ho potuto essere qui per altre motivazioni, ma con grande desiderio. Lascia che questo fiume scorri in te e ti dia vita. Chiedilo a Gesù. Scorri in me. Scorri in me, Gesù, con la potenza dello Spirito che hai invocato dal Padre. E ti ringrazio. Ti ringrazio perché non mi hai lasciato solo, ma hai mandato a me un nuovo Consolatore, lo Spirito Santo. Grazie perché lo Spirito in questo momento si sta muovendo in me. Grazie, Signore Gesù. Il tuo fiume scorri dentro il tuo cuore.
Amen. Io ho cambiato il corso delle cose perché
ho ascoltato il tuo grido e ho accolto la tua disponibilità. Darai testimonianza di questo e noi tutti potremo godere e manifestare la gloria di Dio. Il buon Gesù, che non si lascia vincere in generosità, ha toccato il cuore di un fratello che per tutta la durata del corso ha avuto un dubbio fermo, non sull'esistenza di Dio, non sulla presenza dello Spirito, ma del suo rapporto con Gesù. Un rapporto inficiato dalla cattiva relazione con i suoi fratelli maschi. Gesù ti dice: hai un familiare in più, sono io. E voglio portare nella tua vita un'ondata nuova, una freschezza nuova di familiarità. Abbandona il dubbio e accogliti. Darai testimonianza di questo, perché Dio ha voluto in Gesù offrirti un fratello nuovo. Amen. È mancata però la profezia. C'era una profezia che qualcuno ha tenuto le labbra chiuse. Il Signore chiedeva una profezia per questa associazione. Il Signore parla: Pietro, tu sei Pietro e su questa ceramica edificheremo l'associazione. Parla, Pietro. Io ti ho scelto per renderti costruttore di comunità. Amen. Io ti ho scelto per essere costruttore di comunità. Non l'ha detto a Don Michele, ma ha detto a noi che siamo delegati, responsabili, consiglieri delle comunità. Ti ho scelto per edificare comunità, ma di rimando io dico a Pietro, il Signore l'ha detto a te, perché questa zona si sta risvegliando per la gloria di Dio, per questa unione spirituale tra fratelli, di piccoli gruppi, ma il Signore vuole che nasca qui a Monte Silvano una comunità che ci faccia veramente da accoglienza. Lo vuole, lo desidera, lo desidera. E io colgo l'occasione per dire a voi: abbiamo iniziato a fare intercessione. Vi chiedo una preghiera: tornando a casa, nelle comunità, negli incontri prossimi, pregate per il vescovo di questa diocesi. Il vescovo Valentinetti è un cultore dello Spirito Santo, le sa tutte sullo Spirito Santo, ma probabilmente, non voglio esagerare, ma probabilmente ha timore di farsi abitare dallo Spirito Santo. Andrò in galera per questa affermazione, non mi importa, ma è lo Spirito. Dice Paolo a Timoteo, non abbiate paura, il sottoscritto quando fa le affermazioni può mettere pure le firme. Paolo a Timoteo dice: parla in tutte le occasioni, opportune e inopportune. E siccome abbiamo ricevuto uno spirito di verità, bisogna dire la verità. E siccome tutti i vescovi, hanno la pienezza dello Spirito Santo, perché hanno i tre munera, sono preti abbondanti, allora noi chiediamo allo Spirito Santo che si muova nella vita di questo fratello vescovo. Perché? Che cosa ho detto di strano? Amen. Ho solo detto che il Signore faccia in lui quello che ha già pensato, che lo trasformi non solo in un cultore dello Spirito, ma in un annunciatore. Amen. Alleluia. Uno degli anziani allora si rivolse a me e disse: questi che sono vestiti di bianco, chi sono e da dove vengono? Gli risposi: Signore mio, tu lo sai. E lui: sono quelli che vengono dalla grande tribolazione, hanno lavato le loro vesti rendendole candide nel sangue del Regno. Per questo stanno davanti al trono di Dio e gli prestano servizio giorno e notte nel suo tempio, e colui che siede sul trono stenderà la sua tenda sopra di loro. Amen. È profezia questa? Amen. Chi sono questi e dove vengono? Chi li conosce?
ma sono quelli che, partendo da tutte le espressioni di alleanza, in comunione, insalata, contorno, spaghetti, arrivano e sono alla presenza del trono di Dio. Questi. Allora chiediamo allo Spirito che compia queste profezie, che nasca la comunità in Abruzzo, che nasca questa comunità in Abruzzo, che sia un centro di spiritualità, di irradiazione dello Spirito, in modo tale da avere un motivo per venire in questa zona. Stiamo evangelizzando, invocando lo Spirito Santo su sta terra che forse non sa neanche che ci siamo. Non sa neanche che passiamo di qua, lo sa solo il direttore dell'albergo. Ma noi vogliamo che si compia la profezia. C'è sempre un motivo per cui il Signore ci fa andare nei posti. Sono partito da un paese da 7.000 abitanti per trovarmi in una città di 150.000. Non l'ho mai preventivato, ma il Signore mi ha voluto. Amen. Amen. E allora che nasca Ina e Pietro. Aggrappatevi a Don Graziano e cercate di realizzare per questa regione. C'è un miracolo eucaristico, siamo figli dell'Eucaristia, siamo figli del volto da Manopello. Voglio dire, che cosa manca? Cos'altro volete di più? Nulla. La grazia dello Spirito ci sta e pure la benedizione nostra. Amen. Io mentre stavo pregando con le bandiere, non so se avete visto, Gesù è caduto, cioè si è messo a terra, esattamente quello che ha fatto più di 2000 anni fa. E ho sentito proprio chi crede in me, fiumi d'acqua viva sgorgeranno verso il seno. Ho messo queste bandiere proprio come un segno di un qualcosa che si sta riversando, perché proprio la piena consapevolezza in questo corpo di uscire e sapere che dentro di noi, come ci ha detto Don Michele, esiste già ogni potenza, perché lui ce l'ha rilasciato, dobbiamo solo consentirgli di operare. Quindi buon lavoro, lui parlava prima dei responsabili, ma buon lavoro a tutti coloro che sono presenti, perché la comunità non è fatta solo dal responsabile che sta lì e se la canta e se la suona, ma ha bisogno di persone con le quali condividere la grazia di Dio, con le quali costruire insieme questa comunione. Quindi gloria a Dio per questo. Vi faccio notare un altro stupore, perché voi direi che si stupiscono ogni tanto, e benché sembrano sempre autoritari, facevo notare a Domenico che l'antifona a questa domenica, l'antifona a questa domenica, di la terza domenica del tempo ordinario, è questa. Ascoltate un po': guardate al Signore, sarete raggianti, e il vostro volto non sarà confuso. Guardate al Signore, sarete raggianti, e il vostro volto non resterà confuso. Scusa Ruggero, vai a alzare quel quadro da terra un attimo, tienilo un po' alzato. Che cosa ci vedete in questa immagine? Il volto raggiante di Gesù. Guardate a Lui e il vostro volto non resterà. Noi siamo questo volto e se continueremo ad essere raggianti, questo volto non sarà confuso. Guardiamo a Lui e saremo raggianti. Si imprima, come nella Veronica, si imprima il volto di Cristo nel nostro volto. Siate, questo è l'annuncio, no? Siate proprio quel velo. Se avete tempo, passate la Manopello, così toccherete con mano cosa significa un volto impresso misteriosamente da qualche parte. Si imprima il volto di Cristo nella vostra vita. Andiamo alla messa che è luna. Preghiamo. O Dio, che in questi santi misteri ci hai nutriti col corpo e sangue del tuo Figlio, fa che ci rallegriamo sempre nel tuo dono, sorgente inesauribile di vita nuova, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Diamo gloria al Signore.
Gloria al Signore con la nostra vita e andiamo in pace. Alleluia. Rendiamo grazie a Dio. Buon rientro a casa per chi parte. Grazie a Marilena e a Carlos per questi giorni di grazia che ci avete offerto con la vostra disponibilità. Grazie alla comunità di Modena che ha preparato capillarmente tutto il materiale che è servito. Grazie a tutti coloro che a tutti i titoli hanno collaborato per la realizzazione di questi tre giorni di grazie. Grazie a questo coro. Grazie per il loro servizio. Grazie ancora al servizio di Marisa e di Ida per la gestione della location. E grazie a Dio per tutte le bontà, le misericordie e le meraviglie che compie e compirà nella nostra vita. Arrivederci, amen. Cuore di allegria, per questo ti loderò.